Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Come va? Come state? Non so. Con solo lo spazio, insomma, tanti avanti, quindi aspettiamo che Adrian ci raggiunga. Intanto io do il benvenuto a tutte le persone che si stanno unendo a noi e intanto vi ringrazio anche per aver deciso di leggere, di acquistare il mio nuovo libro. Geniale. Questa settimana decidono di leggere il libro, di acquistarlo. Domenica 6 febbraio potranno partecipare con me a una chiacchierata. Le istruzioni su come fare. Quindi io adesso, magari se avete già qualche curiosità, qualche domanda, vi rispondo volentieri. Tra poco, appunto, come vi dicevo, ci raggiunge Adrian. E intanto vedo che state continuando ad arrivare in tanti e in tante. E la cosa mi fa molto piacere. Insomma, in questi giorni ho l'occasione di parlare spesso di questo libro a cui tengo davvero tanto. Sto facendo tante interviste, tanti incontri. Purtroppo non di persona, no? Perché questo, ahimè, è una cosa che ci manca molto in questo periodo. Per cui intanto ci vediamo così un po' a distanza. No, vi dicevo che è un libro a cui tengo molto perché racconto un'esperienza, la mia esperienza, vissuta quindi in prima persona, di come ho avuto la fortuna di seguire, avere un mentore, un maestro vero e proprio negli Stati Uniti, James Randi, questo grande personaggio che è stato per tanti anni un illusionista e poi ha dedicato la sua vita invece all'indagine con un approccio scientifico, con un metodo scientifico dei presunti poteri paranormali, ma in realtà poi è diventato un punto di riferimento della comunità scientifica internazionale, ogni volta che c'era da investigare, da indagare questioni legate alle pseudoscienze, perché univa, no, in sé due grandi capacità, quella di riconoscere l'inganno, essendo lui stesso stato per tanto tempo un creatore di illusioni, no? Un prestigiatore, un illusionista, ma allo stesso tempo era anche un filosofo della scienza, era uno studioso di scienza sin da bambino e conosceva a fondo il metodo scientifico e questo l'ha reso davvero una figura unica. Se vogliamo, si ispirava per certi versi alla figura di Houdini, il mago, anche lui celeberrimo, che negli ultimi anni della sua vita si è dedicato allo smascheramento dei ciarlatani dello spiritismo, no? E Randi in qualche modo ha seguito quelle orme, però Randi in più aveva proprio questa formazione anche scientifica che l'ha portato poi ad avere una quantità di riconoscimenti dalle accademie, dalle università di tutto il mondo. E in particolare uno dei riconoscimenti è stato il cosiddetto Premio dei Geni della Fondazione MacArthur negli Stati Uniti, che viene rilasciato a personalità che si distinguono per qualcosa di molto originale e particolare che merita di essere sostenuto. E Randi rientrava perfettamente in questa definizione. E questa sua genialità io la vedevo e avevo la fortuna di osservarla tutti i giorni. Ed ecco qua che è arrivato Eccomi. Adrian. Ciao, ciao, spero che mi sentite bene. Ti sentiamo Ok, bene, come perfetto. stai? Tutto bene, grazie, è un piacere essere qui. Piacere mio di essere qui con te. Congratulazioni per aver scritto un altro libro. Io, se continui così, dovrò comprarmi una libreria nuova. E complimenti davvero. Ma guarda, grazie. Adesso non ho più fatto i conti, però so che ne ha superati 50 libri. Mamma mia. Sono tanti, sono tanti. Però, sono, insomma, sono...
Sono molto belli, tra l'altro mi ricordo che quando ti ho conosciuto dal vivo, una delle prime cose che avrei voluto chiederti, che non ho mai avuto il tempo perché ci siamo sempre visti in festival o altro dove eravamo di sfuggita, era di raccontarmi delle cose di Randy. E quindi, cioè, è fantastico, ora posso conversare con te direttamente tramite il libro. Quindi. Assolutamente, sì. No, stavo infatti, prima che arrivassi, anticipando un attimo chi era, raccontavo un pochino chi era Randy. È stata una figura assolutamente straordinaria, per tanti aspetti, no? Perché non so se hai visto il film a lui dedicato, un onesto bugiardo che si trova su Amazon Prime. No, non ancora. Ah, te lo consiglio perché racconta Grazie. davvero la sua storia, la sua vita, una vita appunto che tutti sappiamo essere stata prima di illusionista, poi di smascheratore di bufale, e però anche la sua vita privata, insomma, che ha degli aspetti molto interessanti. Lui è una persona che è sempre stata molto riservata, ma che, diciamo, ormai quasi novantenne ha deciso di fare coming out, e quindi così ha condiviso, no, la sua vita con tutti. Trovando ovviamente un grande sostegno da parte di tutta la comunità scientifica e non solo. Non sono cose facili, no? Capisci, per una persona No, che è certo. cresciuta negli anni 40, 50, è cresciuta in un mondo veramente difficile. Ovviamente chi lo conosceva sapeva tutto, lui non faceva nessun mistero, Certo. però non aveva mai fatto queste dichiarazioni in pubblico. Come pensi che avrebbe vissuto tutta la fase attuale di, diciamo, della pandemia e della reazione di Novax e dintorni. Beh, guarda, conoscendolo so che lui sarebbe stato in primo luogo molto dispiaciuto, no? Al di là come dire, del fatto che sarebbe sicuramente intervenuto a sbugiardare le sciocchezze che circolano, che vengono diffuse ancora adesso su questi argomenti, a lui sarebbe dispiaciuto molto vedere persone fragili, persone che non hanno magari gli strumenti critici per rendersi conto che certe cose non stanno in piedi. Certo. Però deviate, in qualche modo portate su una strada pericolosa, perché è chiaro che chi poi crede a certe cose mette a rischio se stesso e le persone che stanno vicino. Quindi rendere sempre molto attento a questo tipo di rischio, come dire, collaterale, al di là dello sbugiardare il ciarlatano, il truffatore. Lui cercava anche proprio di aiutare le persone a non cascarci in questi trabocchetti. Ho sempre condiviso molto questa idea, anche perché facendo entrambi un lavoro di comunicazione, penso sia fondamentale ricordarsi che, salvo rari casi dove c'è effettivamente della malavolontà, eccetera, però per la maggior parte dei casi quello contro cui combattiamo è l'ignoranza, non gli ignoranti, perché per la maggior parte sono persone che possono essere ignoranti, possono essere portatrici di disinformazione, però. O almeno comunque io cerco sempre di ricordarmi che non sono loro, cioè non è una cosa personale, che se riusciamo a dialogare, a portarli verso un, non voglio dire la ragione, ma comunque verso un metodo che loro stessi possono riappplicare, è la cosa migliore. Assolutamente, è uno dei temi che cerco di condividere, no, nel libro, cioè quello di abituarsi a farsi delle domande che non siano solamente domande retoriche in cui si cerca solo conferma a Certo. ciò che già si pensa, perché purtroppo è questo che avviene. Sul web ti aiuta tantissimo a trovare conferme a tutto quello che vuoi, lo sappiamo, però tante persone non se ne rendono conto. Invece imparare a mantenere il dubbio, a coltivare i dubbi, che vuol dire mettere in discussione anche le proprie convinzioni, come fa la scienza, no? Il metodo alla fine Certo, quello. certo, certo. Ma era tanto che volevi scrivere questo libro? Cioè, perché comunque lo conosci da un sacco, quindi immagino che hai avuto l'idea di scrivere un libro a riguardo per tanto. Ma sì, guarda, io appunto ho avuto questa fortuna di conoscere Randy, che ero poco più che diciottenne, e poi l'ho accompagnato per tutto il resto della sua vita. È scomparso l'anno scorso, e mi trasmetteva sempre tantissimo, no? Io raccontavo tutto quello che potevo,
quando ci riuscivo, in qualche articolo, in qualche conferenza, però l'idea di condividere anche le lezioni che lui mi ha trasmesso, lezioni anche di vita e di pensiero, mi accompagnava da un po'. Sai, mi è venuta l'idea di scriverlo, questo libro, un paio d'anni fa, quando scrivevo un altro libro su Leonardo da Vinci, naturalmente, e per scrivere quel libro io non volevo fare l'ennesima biografia, ne esistono, lo sappiamo, centinaia, sì, sì, sì. Migliaia. Però mi sarebbe piaciuto raccontare la persona che era stata Leonardo, l'uomo, insomma, no? Nel suo tempo, nella sua epoca, com'era, com'era il suo carattere. Ci sono tanti elementi che emergono da chi l'ha conosciuto, dalle cose che scriveva, che ci permettono di avere un'idea. Però non esiste niente che lo racconti. Allora mi sono immaginato, siccome lui aveva un apprendista, un allievo, molto giovane, che si chiamava Francesco Melzi, lombardo, no? Che l'ho accompagnato proprio per gli ultimi 16 anni della sua vita, gli è stato a fianco, è quello che ha raccolto poi tutte le sue carte, cercando di trasformarle in libri, poi non ci è riuscito, ne ha fatto solo uno. Però ecco, una figura così, che era un letterato, quindi anche, avrebbe potuto scrivere un memoriale della sua vita con Leonardo, no? E lasciarci una testimonianza. È quello che ho immaginato io, quindi, per scrivere il mio libro. Però mentre lo scrivevo, pensavo anche, io ovviamente, fate le debite proporzioni, e nessuno sta facendo paragoni impropri, però ho conosciuto e ho vissuto accanto a una persona straordinaria, che sicuramente ha lasciato un segno, no? Nella nostra cultura, nella nostra società, e sarebbe un peccato se tante delle cose che lui Certo. ha vissuto e ha fatto e ha raccontato e soprattutto ha potuto trasmettere agli altri andassero perse. Quindi ho detto, potrei fare quello che Leonardo purtroppo non ha potuto avere. Ah, sono molto felice di questo, prima di tutto anche da tuo fan, però è lettore, però più che altro anche da storico, perché è assolutamente vero, è una delle cose che si perde di più, quindi anche l'idea di storici tra 500-600 anni che potrebbero trovare dell'interesse particolare verso la figura di Randy. Avere un libro con questo tipo di testimonianze rispetto alla maggior parte delle informazioni è estremamente raro. Quindi sì, cioè, è fantastico avere questo, non solo per noi ora che siamo ancora vivi, ma per il futuro. E tra l'altro spero anche per il presente, perché possa essere di ispirazione per chi può, insomma, leggerlo e magari anche per ispirazione per essere persone migliori, ma anche per altre persone che magari potrebbero essere accanto a personaggi illustri e dire: ehi, sai che potrei raccontare l'aspetto umano, quindi. Assolutamente, sì, guarda, l'idea è proprio quella di lasciare una testimonianza, ma allo stesso tempo condividere anche così un modo di guardare la vita e le cose che possono Certo. tornare utili. È un incoraggiamento, io credo, soprattutto per i ragazzi nel seguire le loro passioni, perché alla fine, se io ho potuto, no, seguire e intraprendere quella che poi è diventato il mio lavoro e la mia passione da bambino, è grazie al fatto che mi stava appassionando tantissimo tutto questo. Qualcuno ci chiede, ogni tanto le persone arrivano, Sì, di cosa stiamo grazie. parlando. Ah, giusto, no, ha assolutamente ragione. Chi è che sta passando ora? Si vede specchiato, ma comunque, insomma, il libro non è specchiato, giuro. È Geniale, di Massimo Polidoro, uscito per Feltrinelli, e lo potete trovare in tutte le librerie, giusto? Esatto, certo. Migliori e peggiori, dal Caracas a Senti, ovunque. ma tu dicevi appunto da storico della scienza, quale sei, Sì. che una delle cose che manca effettivamente è proprio il racconto della vita delle grandi menti scientifiche, no? Donne e uomini che sono stati. Poi noi abbiamo il Assolutamente. frutto delle loro ricerche, ma chi erano come persone spesso ci manca. Esatto, e anche quando cerchiamo di ricomporre, uno dei problemi è che ovviamente chi ha lasciato tracce di com'era difficilmente raccontava completamente la persona, quindi devi cercare di ricomporre pezzi di quella persona da impressioni personali e da quel poco che rimane, ma ognuno aveva, diciamo, una sua idea molto precisa. Quindi
È molto difficile riuscire a ricomporre la vita personale di qualcuno. È una delle cose per cui, per esempio, io avevo lavorato quando ero, sì, dopo l'università, ero ancora giovane, avevo 25 anni all'epoca, ero andato in Francia per rileggere delle lettere originali della coppia Lavoisier. Ah, certo. Perché lui fu uno dei padri fondamentali della chimica come la conosciamo. Però la maggior parte del lavoro per mettere insieme tutto il suo lavoro chimico, eccetera, è stato fatto dal compagno, moglie. Non è stato fatto da lui. E lui era interessato al laboratorio, ma non era affatto interessato a lasciare niente al futuro, non gli interessava. La cosa bella è che dentro loro lavoravano insieme e lei attribuito molto a lui, anche se l'aveva fatto lei, perché sapeva che se lo attribuiva a sé non avrebbe avuto lo stesso valore il lavoro nella società, comunque molto maschilista. Quindi, ma anche lì ho fatto estremamente fatica a trovare qualcosa di personale, perché era un po' tabù. Cioè, in un libro come il tuo, non, pochi, sono pochissimi momenti storici in cui avrebbe mai avuto successo. Quindi, se fosse uscito nell'Ottocento, non so quanti avrebbero apprezzato questo aspetto. Di qualsiasi personaggio, tu avessi scritto un libro sulla vita personale e il carattere personale di Darwin una volta Certo. scomparso, non so se avrebbe avuto successo, perché sembrava un po' togliere parte dell'aura costruita intorno al personaggio, e poi per il resto semplicemente non interessava la gente. Assolutamente vero. Guarda, lo stesso motivo per cui non abbiamo una biografia di Leonardo da Vinci, no? Chi ne ha scritto, il primo che ne ha scritto dopo la sua morte, quindi Sì. raccogliendo testimonianze qui e là, ha raccolto leggende, ha raccolto voci, ma senza No, l'idea di fare davvero una biografia. Non esisteva proprio questa idea nel Cinquecento, ma certo. tantomeno, come dicevi tu, neanche nell'Ottocento. No, no, infatti, tra l'altro, a proposito di grandi personaggi del passato, c'era qualcuno a cui Randy era affezionato, che tu sappia? Beh, lui aveva una grandissima ammirazione per Houdini, naturalmente, il Ah, mago, beh, certo. Sì. perché chiaramente rappresentava un po' quello che lui è stato effettivamente, prima grande illusionista e poi Houdini alla fine della sua vita ha dedicato alcuni anni allo smascheramento dei ciarlatani dello spiritismo. Però lui aveva anche grandi eroi nel campo della ricerca, della scienza, della divulgazione. Lui era amico personale. E anzi, come dire, consultato spesso da personaggi come Richard Feynman, il premio Nobel per la Bravo. fisica, che chiamava Randy nel cuore della notte per dirgli: Ho Cavolo. visto un gioco No, incredibile, non so spiegarlo. che bello. Tra l'altro, a proposito di personaggi illustri che noi associamo al fatto che ha una visione scientifica pura e dura come la intendiamo solitamente, come la idealizziamo, da poco ho letto una serie di articoli su Arthur Conan Doyle, in cui, visto Certo. che nominavi Sì. Houdini, no? C'era uno scambio di lettere in cui Arthur Conan Doyle era molto più spiritista, o comunque Sì. di quello che, cioè, quando leggi Sherlock Holmes, non ti lo immagini. Razionale e Sì, logico, no? Quella è una invece. cosa straordinaria. Guarda, io ho scritto un libro proprio sull'amicizia tra Houdini e Conan Doyle, tanto per cambiare, perché è una storia incredibile, no? Da un lato c'è Arthur Conan Doyle, creatore del detective razionale per eccellenza, Sherlock Holmes, uno che con la logica, che è tutto cervello, no? E non lascia spazio alle emozioni, lo dice, e che però raggiunge poi sempre la soluzione del mistero. E però il creatore di quel personaggio era in realtà molto diverso, era proprio propenso a credere a tutto, non solo ai fantasmi, agli spiriti e alla comunicazione al di là, che gli dava comprensibilmente conforto. Lui aveva perso un figlio in Certo. guerra, però credeva alle fate, no? C'è una bellissima storia in cui lui ha scritto addirittura non solo articoli, ma un libro intero sulla reale esistenza delle fate, perché due bambine avevano scattato delle fotografie a dei disegnini, dei ritagli di fate che avevano messo in giardino, e lui era convinto che i bambini non imbrogliano, non possono imbrogliare. Ha fatto il giro del mondo. Guarda, secondo me a volte, dopo che ho saputo questa storia, rileggendo alcuni dei suoi lavori,
Credo che un pochino si veda parte del suo carattere in altri personaggi, cioè non in Sherlock, ma in altri creduloni che, o comunque persone che gli mettono di fronte dubbi. Quindi a volte mi chiedo se, per esempio, lui abbia messo parte di questo suo lato in altri personaggi sparsi in giro intorno a Sherlock, chi lo sa. Quindi per Randy c'era un suo di Randy, a parte Houdini, cioè c'era qualcuno che lui ha incontrato. No, lui guarda, raccontava spesso che aveva visto da bambino, sarà stato dodicenne, credo, a teatro un'esibizione di un famoso illusionista del tempo, che si chiamava Harry Blackstone, che era un famoso illusionista classico, no? Che faceva levitare le persone, faceva Beh, scomparire i devo cavalli. dire che Blackstone è proprio un cognome degno di mago, cioè proprio fa. Mago, Sì. assolutamente. È andato a vedere lo spettacolo, l'ha conosciuto dietro le quinte e dopo quel spettacolo ha deciso di voler diventare lui stesso un prestigiatore. Quindi per lui quello era un po' il suo modello, il suo Beh. eroe principale. E tante volte è così, no? Si ascolta qualcuno, si vede un personaggio che ci colpisce e si vorrebbe seguire quella storia. Io nel libro racconto cosa è successo a me quando ho letto un libro. Il libro era quello di Piero Angela, Viaggio nel mondo del paranormale, che affrontava argomenti che mi appassionavano da sempre, ma che mi avevano sempre lasciato molto perplesso. Invece lui, applicando il metodo scientifico, finalmente mi aiutava a capire, no, cosa c'era di vero, Sì. cioè nulla, in queste cose. E però di quel libro c'era come eroe principale, come figura che usciva, questo americano, James Randi, che faceva delle cose Oh. straordinarie. È da lì, no, che è nata tutta la mia passione e il fatto che ho scritto una lettera a Piero Angela e a James Randi complimentandomi e dicendo, insomma, che Bello. avevano cambiato la vita e me l'hanno cambiata davvero perché poi mi hanno risposto ed è nata l'occasione di andare negli Stati Uniti a diventare l'apprendista di Randi. Io avevo scritto una lettera uguale quando ero piccolo, negli anni 90, quando avevo 10 anni, 11 anni avevo, alla fine degli anni 90, però non ho mai ricevuto risposta. Mi è sempre venuto il dubbio che magari ho sbagliato indirizzo, perché l'avevo scritto all'editore del libro che avevo in inglese, quindi. Ed era a Carl Sagan. Ah, caspita. Perché avevo appena visto, cioè io parte del motivo, una buona fetta del motivo per cui sapevo che potevo fare questo lavoro di parlare di esplorazione spaziale, di scienza, era perché da piccolo avevo visto Cosmos. E sì, cioè ero così stupito che non avevo cassette audio, non avevo niente. La prima volta che lo vidi in Romania avevo una TV bianco e nero e basta, tra l'altro, quindi non vedevo neanche i colori di Giove o altri posti. Che mostrava, però mi ricordo che lo vedi una sola volta, rimasi così impressionato, assorbì così tanto che passavo i giorni a camminare e fare il replay nella testa per non scordarmelo. perché non avevo modo, quindi l'unica videocassetta era nella mia memoria e non volevo scordarmelo. Poi a 13-14 anni l'ho visto di nuovo a colori e cioè, fu travolgente. Sì, ed era molto difficile dire quello che volevo fare agli altri, quindi immagino che anche per te, sia stato non sempre facile quando sei tornato spiegare che cosa avresti fatto alle persone intorno nella tua vita. Sì, certo, hai assolutamente ragione. Poi apro la parentesi su Carl Sagan, che era un grande amico di Randi. Sai che, sì, anche lui faceva parte dell'analogo del CICAP in America, no? Sì, sì, Fondatore sì. anche Carl Sagan. E io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ahimè, perché è mancato prima che andassi negli Stati Uniti. Però una volta, un giorno, ero a casa nell'ufficio di Randi, che mettevo ordine tra le carte, così Randi era in Giappone per un programma televisivo. Suona il telefono, vado a rispondere. Ah, buongiorno, cercavo Mr. Randi. Sì. Dopo un po' mi chiede, ma lei chi è? Spiego, sono qui a studiare, a lavorare. Ah, molto bene. Beh, insomma, chiacchieriamo un po', alla fine gli dice: ma chi devo dire che ha chiamato? E gli dica che ha chiamato Isaac Asimov. Ah, Wow, ok. Tu wow, pensi, sì. mamma mia, Un grande, insomma, mamma mia, sì. non sapevo più cosa dire. Oh, mamma mia, c'è un bel capitolo di cui ti volevo chiedere qui, che si chiama
sull'altruismo, aspetta, se mi ricordo le parole esatte, che era essere altruisti per il gusto di esserlo, che mi ha colpito tantissimo perché è anche una delle cose più belle a livello umano che percepisco anche di te da quando ti conosco e del modo in cui fai le cose. Quindi quello mi è piaciuto molto. Grazie, guarda, no, Randy era proprio così, cioè lui faceva ogni volta che ne aveva l'occasione, magari andava a fare delle conferenze, come ha fatto con me, no? In un paese straniero, sapeva che c'era qualche ragazzo appassionato di un argomento oppure di un suo libro che non trovava, lui glieli portava, li cercava, li comprava, li regalava, oppure so di tantissime persone che lui aiutava. E che non lo diceva, no? Ma poi quando è mancato diceva: io ho avuto delle difficoltà, mi ha aiutato. Oppure mi ricordo la volta in cui io non avevo niente, lui mi ha comprato una bicicletta per aiutarmi a studiare, andare dalla scuola a casa perché abitavo lontano. Insomma, pieno di storie così sono venute fuori. Mamma mia. Ma anche nei confronti di persone che non ti verrebbe in mente del genere. Lui, tra i personaggi che ha indagato e che ha in qualche modo smascherato, c'era un sensitivo sedicente che diceva di muovere gli oggetti con la forza del pensiero. Randy aveva capito che questo ragazzo in realtà soffiava in una maniera straordinaria perché non lo vedevi soffiare con il naso, e quindi con questo Wow. movimento lui riusciva a spostare gli oggetti su un tavolino e aveva in qualche modo scoperto questo trucco spargendo del polistirolo intorno all'oggetto, quindi rendeva impossibile soffiare. Poi però, che cosa succede? Non è che Randy considerasse questo ragazzo un ciarlatano, un truffatore, ha poi scoperto la sua storia, ha scoperto che aveva avuto un'infanzia terribile, che la sua era stato un modo anche per avere una rivalsa contro chi l'aveva trattato male. E poi era finito in carcere questo ragazzo. E Randy gli aveva scritto delle lettere dicendogli: senti, ma tu sei bravissimo a fare queste cose, potresti fare una carriera da prestigiatore, da illusionista. Quando esci io ti aiuto, ti metto in contatto con degli agenti. Oh. La cosa brutta è che non gliel'hanno mai date queste lettere al ragazzo, Oh, che no. poi è Oh. uscito, si è messo in altri guai e adesso purtroppo è ancora oggi in carcere. Sì. Avrebbe potuto cambiargli la vita. Cavolo. Eh sì. Però sì, la dice lunga sul modo di pensare di Randy e cioè il modo di vivere queste questioni. No, è vero, cavolo. Ma quindi ogni tanto pensi al fatto che potresti essere stato tu e Randy di tantissime persone che un giorno continueranno a fare divulgazione? Mamma mia, sarebbe un grandissimo onore, sai. Cioè io ne ho di strada ancora da fare a voglia prima di però mi rendo conto che ci sono tante ragazze che si avvicinano e ne incontri tanti anche tu, no? Che Sì. vogliono magari intraprendere questa strada e chiedono e cercano un incoraggiamento e io mi sento sempre di darlo perché se è una passione autentica, se è qualcosa che ti piace fare, che credi, ci credi e sai che sarebbe un po' la tua realizzazione, beh, provaci, no? Fallo, è quello che dico proprio nel libro. Ma Non certo. ci perdi niente, male che vada. Tanti invece si frenano, no? Perché hanno paura di fare una brutta figura, hanno paura di quello che dicono gli altri. No, ma sì, cioè, alla fine penso che parte di quello che facciamo, una piccola parte sia la parte tecnica, ma il grosso è sostanzialmente la cosa che gli umani riescono a fare meglio, cioè comunicare. E la tecnica ti serve per aggiustare il tiro, per sapere come farlo tecnicamente, come isolare un argomento, come assicurarti che si ha le fonti giuste, eccetera. Però io fondamentalmente, anche per il lavoro che ho fatto sempre la vita da attore, ho visto persone nella vita reale raccontare cose con un pathos, con una forza che se fossero stati sul palco non sarebbero mai riusciti a fare. Per via della soggezione che ci mette a raccontarlo di fronte a sconosciuti, ma in quel momento isolato così, vedi, la capacità non ci manca. Cioè, è molto difficile trovare persone che non sono proprio in grado di raccontare, e di avvicinare le persone. Quindi credo che sia una dote comune, quindi penso che
chiunque sente che gli piacerebbe, potrebbe tranquillamente tentare. Non, cioè, non penso che sia una cosa che è ad appannaggio in qualche modo, come a volte ci immaginiamo che deve avere un talento innato particolare. Puoi raffinare quello che fai, puoi Certo, aggiustare te. no, no, ma hai ragione. Guarda, tante persone che potrebbero davvero, no, lanciarsi, Sì, buttarsi e sì, sì. provare, purtroppo si frenano. Non fatelo. Ecco, se ci ascoltate e vi piacerebbe provarci, provateci perché vale la pena. Specialmente per quanto riguarda ragazze, perché anche quando ne parlavo l'anno scorso con l'Agenzia Spaziale Europea, che sta cercando Sì. nuovi astronauti, mi raccontavano che, per esempio, una cosa che notano all'interno delle selezioni in giro per l'Europa è che le candidate donne hanno molto più timore di candidarsi perché si valutano in maniera molto più aspra rispetto ai colleghi maschi. Per cui sono convinte di non essere all'altezza molto di più rispetto a quanto non capita con gli uomini, che solitamente tendono a dire: vabbè, non ho problemi, se al massimo non ci riesco, pace. Mentre per la società in cui viviamo, le donne sentono moltissimo la pressione del giudizio, molto di più rispetto a quelli di uomini. Quindi sappiate, se c'è qualche ragazza che vuole tentare, non fatevi troppi problemi. È parte delle voci che sentite nella testa di autogiudizio, è purtroppo eredità della società in cui viviamo. Ma Di cui cerchiamo di liberarci tutti i giorni, ma... perché sì, questo vuol dire assolutamente. anche che questa, come diciamo, questa autocriticità superiore a quella che magari possono esercitare su di sé gli uomini le porta anche a raggiungere traguardi straordinari molto più alti spesso, no? Ci sono Certo. tanti esempi e tutti e due li conosciamo, quindi l'incoraggiamento è davvero per tutti. C'è qualche parte del libro che speri tanto che il pubblico noti, cioè che apprezzi? Ovviamente tutto quanto vale per tutto, ma c'è un punto che ti piacerebbe venisse citato? Su qualche aspetto di Randy? Ma guarda, forse il fatto che è poi la caratteristica che lo rende, che l'ha reso quello che era e che me lo fa ricordare tutti i giorni, no, per qualche cosa speciale, il fatto che lui non smetteva mai di meravigliarsi, di stupirsi di fronte a qualunque cosa, aveva mille domande su tutto, tu passavi una giornata con lui o anche un'ora sola con lui. Sì. Ti raccontavo una quantità di cose su qualunque oggetto, qualunque persona, qualunque tipo di cosa avessimo intorno. Lui aveva un aneddoto, una storia, una curiosità, perché voleva sapere, no? E dove non sapeva, Certo. chiedeva. Incontrava con persone che non aveva mai visto, faceva mille domande, voleva sapere tutto. Una curiosità, quindi, nutriva la curiosità in una maniera tale che lo manteneva giovane alla fine, dentro di sera. Era un ragazzo. Ed è la stessa cosa che io vedo, con Piero Angela. La settimana scorsa eravamo, insieme, abbiamo parlato per ore e mi sembrava davvero di parlare con un ragazzo perché Ah, oh, che bello. mille domande, mille curiosità, ma questa cosa è meravigliosa perché pensa è collegata a quella, a quell'altra. Speriamo di imparare anche noi questa bellissima formula per restare giovani. Sono d'accordo. Da questo punto di vista è una delle cose che ho notato anche dopo l'università e dopo la scuola, perché a volte l'attenzione di essere valutati sulla propria curiosità aggiunge tensione riguardo al rapporto che abbiamo con questo. So di molte persone che hanno smesso di avere questo approccio di curiosità, di studio, semplicemente perché l'associano alla scuola, ma vi assicuro che potete assolutamente recuperarla e cioè, ve la gustate tantissimo. Io ci sono molti libri che mi hanno fatto leggere a scuola o all'università che lì per lì non avevo apprezzato, che ho riletto solo per piacere, senza che qualcuno mi dovesse poi dopo chiedere la parafrasi, che ho amato tantissimo. Quindi credo che se avete l'idea che quello che avete letto in passato o altro sia stato noioso, rivisitatelo.
Assolutamente. Guarda, una delle cose che più mi ha colpito e mi ha emozionato quando ero là da lui, una delle prime sere che eravamo là, diceva: guarda, sai che io ho una macchina del tempo? Figuriamoci, manca la macchina. No, no, vieni, vieni. Ha tirato fuori delle cose, no? Siamo usciti nella strada Sì. all'aperto dove si trovava, si mette a montare questo trabiccolo, poi mi dice: guarda qua dentro. E guardo dentro e dice: ah, caspita, ma è incredibile, sto guardando Giove, no? Era un telescopio Sì. ovviamente non professionale, ma di quelli che permettevano di vedere molto vicino anche un pianeta come Giove. Ma è incredibile, dice: beh, questa è una macchina del tempo, perché non stiamo vedendo Giove come adesso, lo Oh. vediamo come era. Adesso non mi Sì. ricordo più, questo 20 minuti di differenza, quant'è? Sì, dovrebbe 20 qualcosa, dipende da dove sono la Terra e Giove, però sì. E poi mi dice: Sì. adesso guarda, la sposto un attimo, guarda qui. E io guardo e dico: ah, cos'è? Sembra una nuvola. Quella è la galassia di Andromeda. Mamma. Mi fa: la Eh stiamo sì. vedendo come in un, lo stiamo vedendo com'era quando l'uomo nemmeno aveva iniziato a evolversi sul nostro pianeta. Mamma mia. Sì. Wow. Ma immagino che tra l'altro aveva un sacco di oggetti sparsi per la casa. Di tutto. Lui era stato, tra le tantissime cose che aveva fatto, si era impegnato in una serie di spedizioni archeologiche in Amazzonia, nel Centro America, alla ricerca di città perdute dei Maya. Mamma mia. E quindi aveva oggetti che aveva trovato, no? Che gli era stato permesso di tenere all'epoca, parliamo degli anni 60, naturalmente Sì. poi le cose sono cambiate, le leggi sono cambiate, però dei manufatti, degli artefatti straordinari, per non parlare delle illusioni, delle magie, no? Dei giochi di prestigio che Eccomi. avevi in casa. Ovunque ti giravi c'era qualcosa di incredibile. Era sicuramente tutto tenuto per poter prepararsi al 2012 e prevedere. Ovviamente, per salvarsi dalla fine del mondo. Oh, non so se ci sono domande che hai visto a cui volevi rispondere. Allora, magari diciamo alle persone che ci stanno seguendo che se vogliono possono Sì. farsi qualche domanda. Noi abbiamo ancora, credo, non tantissimi minuti, perché poi ci taglia Instagram, ci taglia la nostra live. Sì. Quindi cerchiamo Infatti. di non interromperci. Ok, allora aspetta. Sto scorrendo anch'io. No, non riesco a scorrere. Non so tu se riesci, ma No, no, è un po' bloccato. è bloccato. Ah. Sì. Insomma, Comunque. grazie. Per chi è arrivato, io vi ricordo ora che nelle librerie potete trovare Geniale di Massimo Polidoro, il 59esimo libro, mi dice Elena, e quindi ora manca uno, per la 60, quindi però 59 è un bell'anno, 59 era la prima missione umana che ha colpito la Luna, quindi prima volta che qualcosa di nostro ha toccato un altro mondo, per cui sembra un bel numero. Bellissimo, bellissimo. Guarda, io sto leggendo qualche domanda. Omar, per esempio, chiede: che cosa Sì. commuoveva Randy? Oh. Guarda, devo dire diverse cose. Io me lo ricordo commosso, una delle ultime volte in cui l'ho visto commosso, ascoltando Nessun dorma, cantata da Bocelli. Oh, Pensa, lui ascoltava, gli cavolo. piaceva moltissimo la musica, e l'ho visto proprio immerso come se fosse in un altro mondo e commosso dalla bellezza di quella musica che stava ascoltando. Cavolo. Qualcuno ti chiede, Adrian, chiede, penso che sia meglio se rispondi tu, che cosa pensi dal punto di vista ambientale della corsa allo spazio? Beh, immagino che intendano quella di ora, perché diciamo, quella del passato erano relativamente pochi lanci, però Certo. ecco, secondo me l'industria aerospaziale ha due punti nevralgici. Uno è molto visibile, che per noi sono i lanci spaziali, no? Da quel punto di vista noi ci immaginiamo che inquini tanto perché vediamo il fumo dei razzi. Ora,
In un solo anno ci sono circa 130 lanci spaziali. Ci sono però circa 1,3 milioni di voli con aerei per circa 1,2 miliardi di persone. Quindi l'industria aerospaziale in confronto alle altre grandi industrie di trasporti è minuscola, è veramente, veramente piccola. Persino l'industria delle navi di crociera è molto più inquinante, ordini di magnitudo. Quindi capisco l'astio perché, di nuovo, è una cosa molto visibile culturalmente. Per cui, Certo. però, sul piatto della bilancia, l'altro dobbiamo considerare non solo il lancio, ma anche la cosa che, secondo me, molti si scordano dell'impronta dell'impronta sull'ambiente, che, tra l'altro, se iniziate a pensare. Cioè, se volete iniziare a pensare fuori a livello superficiale di come causa effetto all'apparenza, secondo me, tra l'altro, qui imparate un sacco di trucchi utili per questo tipo di ragionamento. Perché, appunto, voi vedete il razzo che parte e pensate, ok, cioè, l'inquinamento è il fumo. Ma quel razzo è stato costruito con acciaio, alluminio, tutte un sacco di risorse che sono state prese vergini nuove. E quando il razzo finisce il suo lavoro, brucia nell'atmosfera e precipita nell'oceano e fine, devono costruire uno nuovo. Quindi molta dell'impronta sull'ambiente viene dal risorse da estrarre, trasportare, lavorare, trasformare in qualcosa di nuovo, montare insieme, ritrasformare, mettere insieme in forma di razzo, trasportare tutti i pezzi, testarli, ritrasportare fino alla rampa di lancio, assemblarli, mettere il satellite con tutti i mezzi di trasporto, più ti serve il carburante. Che va tenuto anche a temperature criogeniche, che vanno raggiunte con un sacco di energia. Quindi, se tu riesci, come fa SpaceX, per esempio, a riportare il razzo a casa e riutilizzarlo, diminuisci moltissimo l'impatto ambientale. Per cui, ecco, non è, questo è per dirvi appunto come spesso parte del ragionamento, del metodo scientifico ti aiuta anche, e credo che sia fondamentale anche per. Molte delle cose di cui si occupa il CICAP, per esempio, non Certo. guardare solo quella superficie, perché il ragionamento iniziale può sembrarti sensato a volte, può sembrarti semplice, però spesso dietro un ragionamento semplice si nasconde una verità non solo più complicata, ma anche molto più affascinante e ti permette di intervenire con molta più cura laddove puoi fare davvero la differenza. Assolutamente, guarda, questo è un ottimo messaggio perché tante volte l'apparente semplicità delle cose induce molti a trarre conclusioni sbagliate e non a caso, no? Certo. Questa superficialità, possiamo proprio dire, è quella che c'è alla base di tante teorie del complotto e della cospirazione. Perché sembrano dare Sì. senso alle cose, ma una volta che inizi ad approfondire, a indagare, a capire, scopri che non stanno in piedi, ma soprattutto, come dicevi tu, che le cose complesse sono infinitamente più affascinanti e interessanti. È vero, tra l'altro una delle cose che racconti sempre anche tu è che c'è sempre la paura di fronte a mettere in discussione quelle che sono le proprie convinzioni, come se ci fosse un giudizio negativo molto forte dietro questo. Quando invece è una cosa bella perché, secondo me, almeno ti metti in una condizione nuova, ti permette di notare il mondo con occhi nuovi. Quindi non è tanto. Cioè, non, perché a tutti fa paura smontare le proprie convinzioni con cui hai costruito la tua visione del mondo. Però se sei appassionato di scienza, ti continua a rimanere la passione per vedere le cose con occhi nuovi. Quindi credo che sia un modo molto buono per vaccinarsi da questo punto di vista contro eventuali complotti, perché io mi sono sorpreso tantissime volte nella vita a essere convinto di cose che poi ho scoperto essere completamente false. E Certo. io non mi ricordavo neanche dove l'ho saputo. Cioè, era una cosa tipo saputa collettivamente, l'ho assorbita e non l'ho mai messa in discussione, non mi ero minimamente accorto che non era vera. sì. E quindi credo che tutti quanti, non c'è niente di negativo, tutti quanti crediamo, volenti o nolenti, a co cose che sono false. Esatto. Nessuno è Superman che non sbaglia mai, tutti quanti No. sbagliamo, tutti facciamo errori, l'importante è capirlo, riconoscerli e cercare di fare meglio le prossime volte. Adrian, credo che il Sì, nostro tempo sia ti finito e questo mi sembra un ringrazio. messaggio bellissimo.
con cui concludere. Io ti ringrazio davvero. Ma grazie, grazie a te, ed è stato davvero un piacere e un onore, che se qualcuno guarda, vi ricordo l'ultima volta che trovate Geniale in tutte le librerie e credo anche a casa di Massimo, ma non andate a casa sua. però magari speriamo, esatto, c'è anche lì. Però speriamo che quest'anno possano incontrarti anche eventi in cui possono chiederti autografi e dedicare sui libri, quindi voi prendeteli nel frattempo. Naturalmente, io spero che incontreranno tutti e due al CICAP Fest, Ah, sì, anche, sì, certo, che quest'anno sarà a assolutamente. Padova, lo ricordiamo a chi ci ascolta, dal 3 al 5 giugno, e quindi segnatevelo, veniteci a trovare, noi ci saremo. Un abbraccio a tutti, grazie di cuore di essere stati qui e grazie anche a Feltrinelli di aver reso possibile tutto questo, sia la live che ovviamente il libro. Un abbraccio, Grazie ciao! ancora, buona giornata.